Ragazzi, è ora di cambiare le corde alla vostra chitarra classica, oppure avete una chitarra classica per destri e siete diventati improvvisamente mancini. Andiamo a vedere come cambiare, come girare le corde della chitarra classica. Allora, innanzitutto andate a vedere se avete abbastanza filo annodato sopra e abbastanza filo fuori. Adesso non so se si vede molto, aspettate. Guardiamo qua. Vedete il filo che sporge fuori? Qua ce n'è veramente, veramente poco. Andiamo a provare a togliere le corde e vedere se ci riusciamo. Nel caso la chitarra fosse un attimo incroccata qua, usate del lubrificante, che va sempre bene del lubrificante in ogni occasione, e allentate le viti. Ok, ora che le vostre corde sono belle molli, ok, andate a sfilacciarle, cioè sfilarle da qui, insomma, pian pianino, eh. Come ho fatto per il video per la manutenzione della chitarra acustica, anche alla chitarra classica serve la sua dose di manutenzione. Quindi andremo a pulire i tasti in ferro con il nostro paglierino tipo 00, ok? E mettendoci questo qua sul legno, sull'asta in legno, così da non rovinarla. Guardate qui la lucentezza di questo robo confronta questo, porcheria, capito? Porcheria, porcheria, porcheria. Questo è l'olio per andare ad aiutare il legno a riprendere vita un attimo. Per l'asta va molto bene. Spalmatelo un po' in questo modo. E lo lasciate decantare qui un pochettino, certo non troppo, però dopo un po' asciugatela. Ora andiamo a mettere il pirolicchio, che è il ponte, si chiama ponte nel gergo tecnico. Andiamo a metterlo dall'altra parte, perché noterete che il ponte è un attimo più alto nella parte dove c'è il Mi maggiore, la corda più grossa in sostanza. Noi andiamo a invertirla. Riprendiamo le nostre corde accuratamente tenute da parte. Ecco come infilare la corda. Partiamo dalla corda più piccola. Allora, eccoci qua. Una volta che abbiamo infilato il nostro filo qua dentro, andiamo a passarlo verso di noi, intorno al filo stesso. Lo infiliamo dentro una volta e lo infiliamo dentro una seconda volta. Così. E tiriamo. Andiamo a infilare dentro al buchino, qua si vede, non si vede niente, niente si vede, qua sopra, sì, abbiamo infilato qua in mezzo in sostanza, ok? Da qui in mezzo muoviamoci, vedete? Ok, una volta qua in mezzo, noi andiamo a ripassarlo qua sopra, ok? Facciamo fare un giro noi manuale sopra, così tiriamo. Una volta ripreso, assicuratevi di avere un po' di gioco con la corda, ok? Un 3 centimetri, una roba del genere. Secondo me quelli sono anche un po' di più. Dimensioni contano. Mettiamo di nuovo dentro. Finiamolo per bene. Allora, su. Olè. Tiriamo e adesso possiamo cominciare a avvolgere. In questo senso il nostro filo, aiutandovi anche con strumenti tipo questo, non sono male, ok, queste giracchiavi, alziamo la chitarra e via, tiriamo. Ci siamo, con questo rumore inquietante
noi abbiamo messo le corde, ok? Ora sapete come cambiare le corde, ruotare le corde di una chitarra nel caso doveste cominciare a suonare con mancini, o dovete appunto ripararne una per mancini. Ecco, ora sapete come fare, quindi alla prossima. Da Sunny Garage è tutto, linea allo studio.